Ben ritrovati ancora alle fonti Closing Bell. Do subito il benvenuto a Gianluca Lubefalo, QW Capital. Buon pomeriggio Gianluca, bentornato sulle fonti. Pomeriggio, bentrovati. Allora, partiamo naturalmente dalla chiusura dei mercati europei. Stiamo vedendo un ottimismo, ecco, nonostante l'inflazione, nonostante Christine Lagarde che ecco, continua ad essere, come dire, nel senso, continua a ripetere che per il momento si tratta di un fenomeno transitorio, anche se secondo la maggior parte degli analisti e non soltanto, ecco, questa argomentazione diventa sempre meno credibile. Ma detto ciò, ti fidi di questo mini rimbalzo che stanno, diciamo, stiamo facendo gli indici europei? Ma è un rimbalzo tecnico, quindi sul singolo giorno francamente è difficile estrapolare un trend. Sicuramente Lagarde ha tranquillizzato i mercati, nel senso di non spingere le aspettative per un aumento dei tassi prima del 2023, sicuramente. Quindi questo piace ai mercati, quindi semmai quello che ha detto la Lagarde ha rassicurato, ha fatto in modo che non venisse a pesare di più l'osservazione sull'inflazione al 5%, che poi si allinea con quella americana del 7%, con quella stamattina del Canada del 4.8%, anche che lei, anche nel Canada, la più alta degli ultimi 30 anni. Chiaramente la Lagarde ha mandato un messaggio che tranquillizza i mercati, che hanno bisogno della liquidità, hanno bisogno dei tassi così bassi, o almeno si sono abituati a questa situazione un po' surreale, ma che ormai va avanti da anni, e di conseguenza un tranquillizzarli che non si avrà un cambiamento delle aspettative sull'aumento dei tassi è stato visto positivamente. Sicuramente si può leggere questo sul movimento di oggi. Non andrei oltre però sull'effetto dell'andamento dei mercati soltanto sulla giornata di oggi. Allora, intanto ti chiedo inevitabilmente un commento su tutto ciò che ha comunicato Christine Lagarde. Addirittura, lo abbiamo detto nel TG News, ha detto che ecco, per il momento un innalzamento dei tassi degli interessi, come prevede proprio la Fed, avrebbe conseguenze negative per la ripresa economica dell'Eurozona. Come percepisci questa argomentazione? Cioè, credibile o meno? Allora, è credibile perché, diciamo, se c'è una cosa che dobbiamo sperare che le banche centrali non perdano, non venga mai messa in discussione, la credibilità. Chiaramente è un qualcosa di molto sottile e di molto instabile, quindi io capisco e apprezzo lo sforzo che la Lagarde sta facendo, anche perché la ECB stessa nel 2008 si trovò a fare un errore, semmai di aumento dei tassi un po' troppo veloce, eppure furono sotto grandi accuse, era la ECB di Trichet. Quindi mi rendo conto che effettivamente si sta andando molto cauto. Chiaramente in America abbiamo un'inflazione che è 2 punti percentuali, quindi 7%, con un target come per la ECB del 2%, in Europa del 5%. E come per l'euro negli Stati Uniti, quando eravamo scettici sulla definizione di transitorietà data da Powell qualche mese fa, io allo stesso modo sono scettico su quella che sta dando la Christine Lagarde oggi, non tanto perché non credo che sia necessariamente transitoria, ma perché secondo me non ci sono ancora gli elementi per definirla tale. Io vedo sempre di più una pressione al rialzo, pressione salariali, e quando l'inflazione inizia a essere filtrata sulle richieste salariali, per definizione è non transitoria, perché non è che se aumentiamo i salari per 6 mesi poi ci saranno negoziazioni un anno dopo per la riduzione, e quella diventa per definizione sticky. Quindi se dovesse essere, secondo me questo sia la linea base della ECB, che l'inflazione è dovuta soltanto a supply side disruption, e quindi queste verranno diciamo risolte nel giro di pochi mesi, e il caro è un caro unicamente bolletta e cibo, dovuto appunto sempre a questo problema delle supply side, che si risolverà nel breve, allora effettivamente è stata una spinta transitoria e benigna, è d'accordo. Io sono un po' scettico, non sono molto convinto di questa transitorietà, e come c'è stata una situazione di inflazione molto tame, molto controllata, molto bassa, addirittura troppo bassa per circa 10 anni a livello mondiale, così mi aspetto che ormai c'è una correlazione molto grossa tra le dinamiche dell'inflazione, quindi dinamiche dei prezzi, a un po' generalizzate, quindi che gli Stati Uniti e il Canada considerino, e anche l'Inghilterra considerino, questa inflazione non transitoria, tanto da, nel caso dell'Inghilterra, già avere iniziato un aumento dei tassi anche solo 15 basis point, e gli Stati Uniti ormai
fanno in modo che il mercato prezzi almeno tre aumenti di 25 punti base, se non addirittura si sta parlando anche di un potenziale 50, non credo, ma comunque se ne sta parlando per il 2022, ora che l'Europa riesca ad essere, diciamo, immune da questo trend globale di inflazione persistente, riesca ad avere un'inflazione di natura transitoria, me lo auguro, ho i miei dubbi. Ecco, in effetti è un po' difficile perché in particolar modo io cito ovviamente problematiche reali e urgenti dell'Italia, tanto che oggi c'è un CDM, stiamo parlando del problema che stanno riscontrando le aziende energivore a causa del rincaro bollette che quest'anno sarà quasi il doppio rispetto al 2021, il triplo rispetto al 2020, se vogliamo dire, anzi se vogliamo prendere come proxy 2019 che forse sarebbe un po' più corretto. E dunque, considerando queste circostanze, effettivamente forse sarebbe il momento per un aumento dei salari e così si effettuerà questa spirale di cui stavi parlando, rialzo dei prezzi e poi dei salari, e dunque si dice che poi effettivamente l'inflazione non è più transitoria. Dopo tutto ciò che ci siamo detti, andiamo a vedere rapidamente anche la situazione a Wall Street. Oggi inizia la stagione delle trimestrali del tech, con Netflix che pubblica i conti dopo la chiusura dei mercati. Innanzitutto volevo semplicemente sapere quali sono le tue attese, perché c'è da notare una cosa, cioè le banche hanno sofferto appunto dal rialzo dei salari e il costo del lavoro, e dunque i loro profitti, cioè ricavi e profitti in netto calo, almeno per la maggior parte, hanno sorpreso Morgan Stanley per esempio e qualche altra banca, però per la maggior parte in netto calo rispetto ai trimestri precedenti. Ti aspetti lo stesso fenomeno anche per il tech? Qui si tratta di come dire, è un animale tra virgolette completamente diverso. Sì, le banche chiaramente subisce molto l'effetto dell'andamento della curva, cioè tendenzialmente se dovesse esserci uno steepening della curva, cioè che la parte a lunga cresca più della parte a breve, come succede in tutti i periodi di crescita e di recupero macroeconomico, allora le banche dovrebbero beneficiarne. In realtà negli ultimi settimane abbiamo visto l'opposto, cioè un flattening, cioè vuol dire che la parte a breve sta salendo in maniera proporzionale di più della parte a lunga. Questo è interessante perché in un momento di aspettative di inflazione non si sembra non quadrare, però in realtà quello che notavo è che alcuni dei famosi bond vigilantes, tra cui anche Mohamed El Arian, stanno iniziando a far presente, guardate, il 10 anni storicamente ha sempre rappresentato un meccanismo di anticipazione, di sconto delle aspettative inflazionistiche, ma adesso sembra quasi cambiare la sua natura da essere invece più un anticipatore delle aspettative di crescita. Se questo dovesse essere vero, chiaramente un andamento del 10 anni, anche come è stato ieri a 1,85, oggi a 1,83, francamente non è giustificato con un'inflazione al 7%, anche se l'inflazione dovesse andare giù al 2,5%, al 3%, al 4% alla fine dell'anno prossimo, comunque un 10 anni che è ancora profondamente in tassi reali negativi non sembra accompagnarsi ad un'aspettativa di crescita. Chiaramente questo influenza le banche, che beneficiano quando il differenziale dei tassi è molto più alto, quindi con una curva più stile. Dal punto invece di vista tech, chiaramente la componente tasso ha un effetto, ma un effetto più secondario, ha tutto a che vedere con la qualità dei profitti. Ora è chiaro che si discute sempre che se continuiamo ad avere aspettative di inflazione, aumento dei tassi, dovremmo trovare ad avere questo, diciamo, rotation che abbiamo già visto da growth verso value, ma in realtà, per quanto a me sembra un po' troppo semplicistica, cioè è possibile, ma in realtà quello che probabilmente succederà, e quindi veniamo a Netflix, probabilmente quello che succederà, vedremo sempre di più quello che si è visto nelle ultime 6 settimane 8 settimane, quindi parliamo dall'inizio di dicembre, dove si è visto sempre di più un beneficio nell'ambito delle società growth di quelle che hanno profitti, quindi società con profitti, verso quelle cosiddette profitless growth, cioè che sono growth ma che non hanno profitti e il mercato le sta punendo. Mentre dal punto di vista value andiamo a vedere le value che hanno aspettative di crescita che andranno a beneficiare molto di più del value senza aspettative di crescita, quindi non è una differenza tra value e growth, ma è growth all'interno di growth, profitti o non profitti, all'interno di value prospettive di crescita e prospettive di non crescita. Netflix ha tutti i numeri per continuare a dare degli ottimi risultati, questo però non implica che il settore tech potrà continuare ad andare avanti come è successo negli ultimi 2 anni, concentrando la sua performance solo su 6 stock, 6 azioni, tra cui Netflix.
Assolutamente sì, infatti vedendo questa correzione in cui si trova il Nasdaq, anche se sta rimbalzando, ovviamente adesso stiamo vedendo un più 2%, a tuo avviso bisogna approfittarsene? Ma dipende qual è l'orizzonte. Io credo che quello che è interessante è andarsi a vedere un poco gli indici sul tech equally weighted, perché in un certo qual modo quelli ci danno più una percezione del contenuto di tutto il settore tech. Perché se andiamo a vedere chiaramente solo Nasdaq, che è capital weighted e quindi è influenzato appunto da questi 6-7 stock, si rischia di avere delle percezioni diverse. Per esempio, dall'altra parte ha fatto notizia in questi giorni la performance dei fondi passivi ARK, che non fanno altro che cercare di andare a trovare valore in quelle che non sono i grandi stock, anche se hanno grosse posizioni in Tesla, e quindi il fatto che abbiano sottoperformato l'indice, il mercato ha chiuso oltre il 20%, ARK ha chiuso sotto il 20% l'anno scorso, chiaramente fa riflettere sul fatto che non vi è stata distribuzione di profitti nel settore tech. Io quello che farei, più che andare a vedere se è una buying opportunity in Nasdaq, consiglierei sempre di più, soprattutto in un ambiente di aumento di tassi inflazionistico, è un qualcosa legato ai fondamentali, quindi è un'analisi stock by stock. Non mi concentrerei come a livello macro unicamente sul Nasdaq come indice, ma le storie all'interno dell'indice. Ok, questo era un punto importante. Dunque, dopo tutto ciò che ci siamo detti, prima di passare a parlare appunto dei nostri portafogli alla prova dell'inflazione, soprattutto se a tuo avviso vale la pena fare un riposizionamento, ti chiedo, proprio in attesa della Fed, stiamo vedendo un indice del dollaro molto stabile, un segnale chiaro, dico forse, da parte del mercato obbligazionario, visto che ci rimane meno di una settimana alla riunione della Fed. Aspetti, come detto, 3 o 4 rialzi dei tassi. Allora, mercato e la Fed hanno fatto in modo che vengano apprezzati 3 tagli dei tassi, però ribadisco, quando siamo in un ambiente come quello in cui siamo adesso, già una previsione a 3 mesi è lunghissima. Io dico sempre oltre 3 mesi, quindi andiamo a 6 mesi, è pura accademia. Quindi, per quanto è molto piacevole lanciarsi lucubrazioni o voli pindarici, in realtà 6 mesi è pura fantasia. Mantenendo invece i piedi un po' per terra, io credo che il problema, per esempio, che la Real metteva in evidenza, cioè che c'è il rischio di un policy error, non è tanto dovuto al fatto che la Fed sì, effettivamente ha reagito in maniera più lenta a un aumento di inflazione rispetto alla velocità con cui ha reagito, per esempio, durante la pandemia o 2019 con la crisi del Ripo, nel subito allargare i cordoni della borsa, mentre adesso che li deve stringere lo sta facendo più lentamente. In realtà c'è un problema in cui mi auguro la Fed non si trovi, che è quella di essere a un bivio a un certo punto tra dover supportare gli asset finanziari che dipendono appunto da o che non beneficerebbero da un forte aumento dei tassi e invece dall'altra parte a dover supportare il dollaro come reserve currency globale, che è uno dei bastioni fondamentali dell'egemonia americana. Chiaro che dovessero trovarsi per colpa di un ambiente inflattivo, così come si trovò Volcker, così come sono trovati in altri periodi estremi della storia americana e storia dell'economia mondiale, chiaro, quello sarà un ambiente più difficile. Il problema è sempre quando ci si trova a dover scegliere tra supportare il dollaro e supportare gli asset finanziari. Mi auguro che non si dovessero trovare mai a questo bivio. Comunque la leadership di Powell è la migliore che potevamo avere nel caso dovessimo trovarci in una situazione come questa, come fu bene avere Volcker negli anni 70 e nei primi anni 80. Ecco, infatti invece c'è un anno, oggi è un anno dall'amministrazione Biden e se dovessimo fare un resoconto è stato, diciamo, un cambio positivo o meno, anche sotto punto di vista economico. Ma il Ovviamente sto chiaramente parlando del cambio di amministrazione. sì, certo. E un anno è anche un po' poco, probabilmente considerando che ci siamo trovati in un anno di pandemia, un anno surreale, con tantissime unknown, quindi sarebbe ingiusto probabilmente criticare. Sicuramente il Build Back Better, quindi il piano che avevano di vari trilioni, adesso è stato ridimensionato, ma era ragionevole aspettarselo. Io non vedo che effettivamente i poll danno Biden ad un minimo storico, mi pare sia il record minimo qualunque presidente nel primo anno. Secondo me è un po' ingiusto. No, sì, Cioè, il peggiore, scusate, il peggiore è Trump e il secondo peggiore è Biden. ecco,
Francamente va detto che tutte e due sono paradossalmente sono trovate anche loro a fronteggiare ambedue una pandemia, quindi stiamo parlando di situazioni molto complesse. Chiaramente si giocherà molto anche la eventuale reazione che si avrà con la Russia nel caso in cui la situazione dovesse passare un po' di mano. È un po' presto, bisognerà capire come va il midterm. Chiaramente lui ha fatto presenza, sembra avere supportato, avrei dato un grosso supporto anche se indiretto alla Fed, dicendo che è giusto che ricalibrino la politica monetaria in base all'inflazione, però il solito discorso: se l'economia dovesse veramente continuare ad avere dei fattori di crescita molto alti, sicuramente avremo degli apprezzamenti dell'amministrazione Biden-Harris molto forti. Nel momento in cui l'economia dovesse avere difficoltà, come ci dicono al momento, i tassi allunga, è chiaro che in questo caso sarebbe, il giudizio sarebbe negativo. Io mi ricordo la prima amministrazione di Bush, unica, di Bush padre, che poi passò la mano a Clinton, fu famosa la frase "Is the economy stupid?", perché in realtà dopo l'invasione in Iraq e dopo tutto quello che fu fatto negli Stati Uniti, l'economia americana andò in recessione e ci fu un giudizio negativo, e quindi non fu confermato al secondo mandato Bush senior e prese inizio la presidenza con due mandati di Clinton. Quindi è ovvio che la variabile economica è fondamentale, sarà molto, fra due anni dovremo capire dove saremo. No, assolutamente sì. Intanto ti chiedo un'ultimissima domanda che riguarda i nostri portafogli alla prova dell'inflazione. Dopo tutto ciò che ci siamo detto riguardo le banche centrali e pressioni inflazionistiche, volevo capire se ci sarà in atto una rotazione di nuovo, perché effettivamente in queste ultime giornate, anzi da inizio anno, forse il più colpito è il tech, cioè il titoli growth. Sì, che però sono anche quelli che hanno avuto la migliore performance, quantomeno quelli a grosso market cap negli ultimi anni. Quindi sicuramente un ambiente inflazionistico, come abbiamo appena detto prima, dovrebbe in teoria beneficiare il value, ma più che il value verso il growth, secondo me il vero fattore discriminante sarà finalmente, e sottolineo finalmente, una valutazione sulla base dei fondamentali sulla qualità delle singole società. È chiaro che un aumento dei tassi porta molte società, soprattutto nel mondo a yield, comunque a basso credit rating, ad avere difficoltà a rifinanziarsi. Virtualmente adesso si sono finanziate anche società con credit rating molto basso, quasi a zero, quindi è diventato quasi facile portare avanti, kick the can, no? Spostare i problemi. Nel momento in cui siamo in un ambiente inflazionistico e soprattutto un ambiente con aumento dei tassi, sì, aumenta il power, bargaining power di alcune società, posto che ci siano profitti. Quindi questo sarà il vero fattore differenziante. Ottimo, grazie mille Gianluca Lobefalo, QW Capital, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione. Grazie a voi, buona serata. Buon lavoro.